Dal G7 Finanze del 2017 al G20 Esteri e Cooperazione Internazionale del 2021. Bari sarà l'hub logistico a partire dal 28 giugno di questa nuova riunione estremamente importante per definire come il mondo si dovrà comportare in questa fase post-pandemia. Tante le limitazioni per i cittadini, ma anche la sicurezza di poter offrire strutture come il Castello Svevo per garantire la sicurezza dei delegati. È anche, penso, un momento di ripresa di fiducia un po' di tutta la società civile che vuole accogliere al meglio gli ospiti del G20. Noi abbiamo predisposto insieme alla struttura di missione del Ministero degli Esteri tutti gli accorgimenti e tutte le misure per accogliere gli ospiti in una cornice di massima sicurezza, ma anche per dare della città il volto migliore. Blindate anche le aree intorno ai due hotel principali a Poggiofranco e sul lungomare di Bari che ospiteranno le delegazioni. Ci saranno delle limitazioni presso gli alberghi più importanti laddove alloggeranno le delegazioni degli stati che meritano maggiore protezione, quindi dispositivi più accurati. Disagi che saranno comunque limitati alle giornate strettamente necessarie per il soggiorno delle delegazioni che lasceranno Bari entro il 1° luglio.